Pino, prego. Allora, Mirko, siete soddisfatti? Una buona partita nel primo tempo, tanto possesso palla, però zero di riporta nel secondo tempo, invece è cambiato, siete diventati più incisivi. Sì, secondo me abbiamo fatto bene anche nel primo tempo, almeno fino sulla tre quarti loro, poi diciamo che siamo stati poco incisivi negli ultimi metri. Comunque abbiamo sempre avuto il pallino del gioco e abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister. Nel secondo tempo invece siamo entrati più cattivi, con più determinazione, a cercare la via del gol ci siamo riusciti. E non era facile, perché andare sotto fuori casa non è mai facile, però direi che la squadra ha fatto un'ottima partita nel complesso. Senti, cos'è successo in occasione del gol del Catanzaro? Mi sembra che Durano abbia perso la marcatura. Ma non si può parlare di marcatura, perché noi giochiamo a zona sui calci piazzati, quindi... Però quando l'avversario va a colpire qualcuno lo marca, quindi... Sì, diciamo che non ci siamo mossi benissimo e... Ci dobbiamo lavorare, perché è successo più di una volta, però ecco, è capitato. Senti, era importante rispondere stasera al Matera, che aveva vinto, pur soffrendo, però aveva vinto tre punti in più. Ci siete riusciti anche dal punto di vista psicologico, no? Questa vittoria di Camorra. Sì, ripeto, non era facile andare sotto fuori casa e recuperare una partita così. E sapevamo i risultati e questo poteva creare qualche problema in più forse, però sotto l'aspetto psicologico secondo me questa squadra ha dato una risposta importante. Grazie Mirko. A voi. Ecco.